la reazione, la squadra, la prestazione l'ha sempre fatta, abbiamo preso qualche schiaffo che ha fatto tanto male, l'avevo detto in conferenza pre-gara, anche nelle prime due vittorie qualcosa da sistemare c'era, dei 4 punti nelle due partite e nelle due sconfitte qualcosa di buono l'avevamo fatto, dovevamo consolidare con grande umiltà e spirito di sacrificio contro una squadra oggettivamente molto forte, probabilmente la rosa più profonda e qualitativa della categoria, l'abbiamo fatto, abbiamo lavorato bene, abbiamo costruito situazioni da gol, abbiamo difeso bene e ci siamo presi quel pizzico di fortuna che tante volte serve, ma che secondo me vai a prenderti quell'atteggiamento che metti in campo. È passata meno di una settimana dalla disfatta di Reggio Calabria, eppure si è notata una grossa differenza rispetto alla partita. Come avete lavorato questa settimana? Ma sai, disfatte, gli aggettivi a volte sono importanti. Secondo me dentro quella partita abbiamo lasciato delle cose, ma non era così tutto negativo, perché sennò 6 giorni dopo non fai una prestazione di questo tipo. Ho lavorato sul far riconoscere determinate situazioni ai ragazzi, quelle che a volte ti spostano l'equilibrio, l'inerzia di una partita. L'abbiamo fatto con grandissima applicazione, abbiamo delle caratteristiche, delle qualità. Io vi ricorderò sempre, non dimenticatevi il punto di partenza, che siamo in una categoria diversa dagli ultimi anni, con dei valori che dobbiamo consolidare, ma questo è l'atteggiamento che può consolidare il nostro valore e portare a casa questa salvezza che per noi quest'anno è fondamentale. È una vittoria che dà fiducia, soprattutto dopo la trasferta di Reggio Calabria e soprattutto alla fine sta funzionando, cercare di rimanere con lo stesso modulo e gli stessi interpreti. Sto lavorando, io penso che ho 29 ragazzi, li alleno tutti in maniera uguale, sono tutti importanti, abbiamo fatto degli acquisti che hanno uno spessore in questa categoria e a volte per me un allenatore deve anche spingere dentro certe situazioni, anche se la condizione non è ottimale, anche se il contesto tattico a volte non è ancora equilibrato come vorresti perché manca lavoro, ma ci stiamo lavorando e questa partita secondo me dal punto di vista della fiducia ci aiuterà tanto nel nostro percorso. Nei 10 minuti iniziali sembrava quasi di vedere le streghe di Reggio Calabria, poi qualcosa è scattato nella mente dei giocatori e non avete più concesso niente di particolare. Per noi siamo partiti bene, primo minuto siamo partiti bene, abbiamo avuto un'ottima situazione, sulla palla dopo mezzo dramma, probabilmente la squadra lì si è un po' inibita, ma siamo stati dentro quel tipo di difficoltà e piano piano siamo risaliti e abbiamo fatto per me una partita di spessore, di grande applicazione. Un ringraziamento va al nostro pubblico che ci ha sostenuto dall'inizio, anche in qualche difficoltà. L'ho detto in conferenza quando sono arrivato, sarà fondamentale il loro apporto, li ringrazio di cuore perché hanno mantenuto sereni i ragazzi, hanno capito che c'era qualcuno che li aiutava, li spingeva, siamo rimasti insieme e ci godiamo questa bella serata tutti insieme. Mister, cosa cambia dopo una vittoria così bella, così importante, a livello di prospettive anche da parte della squadra? Niente, perché parlerò sempre in maniera uguale dopo una vittoria, dopo una sconfitta. Il punto di partenza, il percorso, l'obiettivo che abbiamo quest'anno, poi insieme andremo a sviluppare quelle che saranno le mie idee di quello che avrò visto in quella partita, ma l'obiettivo è ben chiaro, non possiamo discostarci da questo, consolidando questo atteggiamento e migliorando tante cose che per me possiamo fare. Grazie. Grazie a voi. Sì, è stata una grandissima partita del Palermo, di tutta la squadra. Abbiamo portato a casa i 3 punti, era quello che cercavamo e siamo riusciti a portarla a casa dopo una settimana comunque che è stata abbastanza dura, perché venivamo da 2 sconfitte, però abbiamo reagito da gruppo e da grande squadra. Hai sentito sicuramente in settimana qualcuno che non era contentissimo di vederti titolare, però oggi mi sa che hai risposto in maniera eccellente. Diciamo qualcosa ho sentito, qualcosa mi hanno riportato, fa tutto parte del gioco. Quello che faccio io è dare tutto nei giorni di allenamento, mettermi a disposizione del gruppo, del mister, della società e do il massimo. Poi facciamo parte di un grande club, di una grande città, ci sono le critiche e sinceramente se questo fa sì che i miei compagni stanno più tranquilli, le subisco tranquillamente. A fine partita abbiamo visto l'abbraccio tra te e Segre, che cosa vi siete detti? Noi ci conosciamo da veramente poco, lui è arrivato 2 settimane fa, però si è creato un legame grande, per esempio a cena siamo a cena insieme, quindi è stato un urlo di gioia insieme perché abbiamo passato comunque una settimana abbastanza difficile, ma come ho detto con questo gruppo ne siamo usciti penso più che a testa alta. L'esultanza su Busquets, hai proprio scaricato la tensione di una settimana difficilissima? No, difficilissima no, perché come ripeto fa parte del calcio, fa parte di questo gioco, giochiamo a Palermo,
Se volevo essere senza pressione andavo a giocare in una squadra con 100 tifosi, quindi ripeto, se qualche volta c'è qualche critica va bene su di me, almeno i miei compagni magari stanno tranquilli. Quanto tempo ci vorrà per vedere il vero Palermo? Noi stiamo lavorando veramente forte tutti i giorni, chiunque di noi, anche chi stasera è andato in tribuna, da tutto durante la settimana, ve lo posso garantire, non c'è uno che si tira indietro, quindi penso che già stasera si è visto la grinta, la cattiveria, la voglia di non prendere gol, la voglia di portare a casa 3 punti contro, penso, una delle squadre più forti del campionato.